Alta Italia, dove il Po si allarga placido nella pianura e confonde il vapore delle acque con la linea dell'orizzonte, gli uomini hanno trivellato le profondità della terra alla ricerca di un tesoro nascosto, il metano. Una volta c'erano i prati irrigui, i campi di grano, le aie festose. Ora, accanto all'antico mondo rustico, sorgono i castelli di ferro delle sonde, alti come gli obelischi di un mondo nuovo. Nella zona dei grandi giacimenti, tra Piacenza, Lodi, Cremona e Parma, le perforazioni hanno toccato la profondità media di circa 1500 metri. Gli strati più profondi, raggiunti recentemente sulla sponda sinistra del fiume, superano i 2000 metri di profondità e si sono rivelati ricchissimi di gas naturali ad alta pressione. La perforazione è soltanto la prima fase del lavoro. Quindi il pozzo è pronto per la produzione. Esso ha l'aspetto di una croce a doppie braccia, dove trovano posto i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione dell'uscita del gas. Il metano di un gruppo di pozzi si raccoglie in una centrale di distribuzione. Ridotto a pressione costante ed opportunamente incanalato, il gas del sottosuolo inizia il suo viaggio verso le città lontane. Abbandonare la pianura nativa, il metano saluta un parente ricco, il petrolio. Il gas naturale che esce dalla perforazione del sottosuolo non comprende soltanto il metano puro, ma anche idrocarburi liquidi come la gasolina e il petrolio, e gas di alto potere calorifico, l'etano, il propano, il butano. Proprio a Corte Maggiore, nella piccola capitale del metano, è stata costruita in pochi mesi di assiduo lavoro una grande centrale di decasolinaggio. L'imponente complesso è stato inaugurato personalmente da De Gasperi il 2 giugno 1952. Questi apparecchi hanno il compito di separare il metano propriamente detto dagli altri componenti del gas naturale. Si ottiene così, fra l'altro, una notevole quantità di supercarburante per automobili. Purificato da questa lavorazione, il metano conserva le sue 9000 calorie per metro cubo, equivalenti a quelle di 1,5 kg di carbon fossile. La grande centrale di distribuzione è come il cuore meccanico di questo sistema di arterie. Il gas che esso porta brucerà in migliaia di fuochi. È il metano, è il carbone gassoso della nostra terra. La produzione attuale di metano è 66 volte superiore a quella di prima della guerra. Nessuna industria, in nessun paese del mondo, ha avuto nello stesso periodo un così rapido e imponente sviluppo. Il miliardo di metri cubi di metano prodotti nel 1951 non è una meta definitiva. Il potenziale produttivo alla bocca dei pozzi è già molto superiore. Si fa urgente il problema della costruzione dei metanodotti, le vie del metano. Essi si stendono già per centinaia e centinaia di chilometri, ma ogni giorno continuano a crescere con rapidità proporzionata all'energia e all'entusiasmo di questi nuovi pionieri. Dopo che i tubi sono stati allineati al suolo in lunghe colonne, essi vengono saldati in modo da formare un settore del futuro metanodotto. Si lavora di giorno e di notte, con il sole e con la nebbia.
Ogni chilometro guadagnato è una vittoria sull'antica povertà che ci costringeva a importare da lontani paesi ogni sorta di combustibile. Le giunture dei tubi sono ricoperte con fasce incatramate. Esse dovranno resistere all'umidità e agli agenti corrosivi del terreno che coprirà il metanodotto. Il settore del metanodotto è completo. Ora si dovrà scavare la terra per seppellirlo a breve profondità, in modo che sopra le arterie del carbone gassoso possa riprendere il pacifico lavoro dei campi. Metano scorrerà nascosto sotto la superficie del suolo. I tubi calati nelle trincee saranno allacciati al metanodotto già in funzione. Un altro settore è terminato. Dopo gli ultimi collaudi si interra la conduttura. Poi il cantiere si sposterà più avanti, dove attendono altre condutture, altri sbocchi, altre officine, altre città. Il metano è alla sua prima tappa, si è fatto domestico, brucia in cucina e brucia anche bene. Le 9.000 calorie del metano puro scaldano più presto delle 4.000 calorie del vecchio gas da cucina. Quando si scriveranno le cronache della pacifica rivoluzione economica introdotta in Italia dal metano, questa minestra potrebbe diventare storica. È la minestra primogenita del metano, la minestra degli scolari di Corte Maggiore. Il metano ha un avvenire di prim'ordine nel riscaldamento. Non più fastidiosi trasporti di carbone, non più sporcizia, non più fatica. Una chiavetta, un fiammifero e il gioco è fatto. C'è caldaia e caldaia. Ecco quelle dei forni di un grande stabilimento chimico. Il metano la vince sui combustibili solidi e liquidi, ovunque ci sia bisogno di produrre calore. I dirigenti dei principali stabilimenti industriali hanno fatto i loro conti. Il metano arriva da solo alla porta dell'officina. Non produce fuliggini e scorie, non occupa magazzini, non sporca la fabbrica. La sostituzione dei combustibili esteri ha fatto realizzare una forte riduzione nei costi di produzione. L'antica arte ceramica, la cottura dei laterizi, ha trovato nel metano la soluzione di molti problemi.
Bruciatori speciali permettono la distribuzione del calore in modo uniforme. Introdotti nei punti più adatti della fornace, i bruciatori a metano animeranno con 100 fiamme il chiuso antro dove l'argilla prenderà corpo e tempera. Ancora avanti, verso un altro stabilimento. È una cartiera. Il metano fornisce la forza motrice e il calore. Nelle antiche caldaie a vapore e a nafta, il rendimento tendeva a diminuire per le incrostazioni fuligginose. Occorrevano ogni tanto costose pulizie. Con il metano, invece, il rendimento di ogni tipo di caldaia è costante e sicuro. La pulizia del nuovo combustibile nazionale è particolarmente apprezzata in una industria come quella della carta. Ma ovunque, i generatori di vapore azionati dal metano si fanno preferire. Entriamo ora in un grande stabilimento metallurgico presso Bergamo. Ha percorso molti chilometri ed è subito divenuto un elemento indispensabile per tutte le lavorazioni. Dove passavano gli autocarri e le cisterne dei vecchi combustibili, ora corrono agili i condotti del gas. Ove stavano enormi e neri i cumuli del carbone, riserva indispensabile e costosa della fabbrica, ora c'è solo una piccola centrale del metano, con i suoi manometri, i suoi compressori e i suoi tubi. E adesso al lavoro. Il metano affluisce ai bruciatori, docile sotto la mano dell'uomo, e scatena la sua fiamma. L'alto potere calorifico del metano consente il suo impiego nella siderurgia e nella metallurgia, da solo o associato ad altri combustibili. In tutte le lavorazioni dei metalli, dal rottame al prodotto finito, il metano interviene con la sua fiamma docile, con la sua potenza sicura. Fabbrica, il metano si aiuta con la sua forza ad aprirsi nuove strade. Qui si producono gli elementi essenziali delle vie del metano, i tubi di acciaio che servono per tanti usi ed anche per i metanodotti. Il lingotto comincia ad assumere la sua nuova forma. Macchine potenti lo bucano, lo svuotano, gli danno il suo aspetto definitivo.
Ovunque è presente la fiamma del metano, collaboratrice preziosa di tutte le industrie che piegano il ferro e l'acciaio ai voleri dell'uomo. Il metano arde già in una grande centrale elettrica. Non è la sola ove il gas naturale sia adoperato come generatore di elettricità, ma è la prima centrale di imponenti dimensioni costruita e funzionante in Europa appositamente per l'impiego del metano. Il metano non teme siccità. Il suo impiego nella produzione di energia consentirà di ottenere elettricità a costi minori di quelli necessari per ammortizzare le costose dighe degli impianti idroelettrici. Il metano ha preso coraggio, non teme gli ostacoli. Le sue strade scavalcano i grandi fiumi con agili ponti, accanto alle strade degli uomini. E avanti, ancora avanti. Ecco il ponte sul Ticino, a Pavia. Il metanodotto scavalca il fiume verso una meta da poco raggiunta, Torino. E ancora un altro ponte sospeso, quello di Turbigo. Il metanodotto che lega i giacimenti di Cortemaggiore con la capitale del Piemonte per ora è il più grande d'Italia. La conduttura principale è già terminata ed ora si dà mano agli allacciamenti minori. Genova sarà raggiunta entro i primi mesi del 1953. Intanto si stanno completando nei loro particolari i progetti di nuovi grandi metanodotti che raggiungeranno altre zone. Il progresso continuo dei metanodotti tiene dietro alla scoperta di nuovi giacimenti. L'Italia è già in grado di produrre una quantità di metano doppia dell'attuale consumo. Tanto più rapidamente porteremo avanti le vie del metano, tanto più presto il carbone gassoso fluirà in ogni città, in ogni fabbrica, in ogni casa. Non solo nelle grandi città e nei grandi stabilimenti, ma anche sulla groppa delle Alpi è salito il nostro metano, questo figlio della pianura. Un'altra fabbrica sta per avere il suo combustibile. Non si dovrà più scavarlo in miniere lontane, stivarlo nelle navi, scaricarlo nei porti e inerpicarlo su questi monti, con le ruote dei treni e degli autocarri. Il metano cammina da solo. Basta costruirgli una via. Basta cercarlo nelle viscere della terra e domandargli che vada dove gli uomini lo vogliono, ardente, laborioso e fedele.